Ma cosa dobbiamo dire ai nostri ragazzi? Cosa dobbiamo dire? Usa la ragione, apri il libro. Bene, comincia a vedere la storia della vita sulla Terra. Andiamo lì. La vita nasce da scariche elettriche nell'atmosfera primordiale che mettono insieme l'anidride carbonica e il vapore acqueo e si forma la prima scintilla di vita. Momento, ragioniamo, proviamo a vedere. Cosa sono queste scariche elettriche? Sono i fulmini, i lampi. Voi vedete cellule formarsi a seguito di... ma è accaduto allora, adesso non si può più ripetere. Beh, un momento, tanto tu me lo devi dimostrare, perché non puoi dirmi allora si poteva fare, adesso no. Non è scienza questa. Scienza è un esperimento ripetibile, universale. Ma ci sono gli esperimenti di Miller, l'origine della vita, per esempio. L'origine della vita è una delle più grandi bufale che abbiamo sui nostri libri di testo. Non sappiamo come sia nata la vita. La posizione onesta è dire: mi rendo conto che la realtà è infinitamente complessa, è infinitamente finalizzata. Come sia nata, non lo so. Non lo so. Mi fa pensare che sia il frutto di un pensiero, di una mente soprannaturale che è stata capace di progettarlo e di crearlo. Come l'abbia fatto, non lo so, ma mi basta per vivere e come? Mi basta e come? Ecco, perché altrimenti, ecco, per dire queste scariche elettriche sono su tutti i libri di testo, scariche elettriche si forma la prima forma di vita. No. Si formano semplicemente degli amminoacidi. Questo è un esperimento che si può riprodurre anche adesso. Si formano degli amminoacidi, ma gli amminoacidi sono degli ingredienti. Ma è come dire che ho fatto la torta perché ho fatto la farina. Per fare la torta ci vuole una ricetta che metta insieme la farina, le uova, lo zucchero, i tempi di cottura, eccetera. Quello che manca, quello che ci manca è la ricetta. Noi possiamo fabbricare in laboratorio qualche ingrediente della vita. Tant'è vero che se si vuole far nascere un bambino in provetta, non si fabbrica lo spermatozoo nell'uovo, si deve ricorrere sempre ad un donatore, perché la vita è tutta un'altra cosa rispetto ai suoi ingredienti. Ecco, questo è un punto su cui possiamo riflettere tutti facilmente, insomma. Qua la battaglia è sul piano della ragione, attenzione, non sul piano della fede, è sul piano della ragione. Io ragazzi dico, in natura c'è una schiacciante evidenza di disegno. Chi nega il disegno presente nella natura fa ideologia, non fa scienza. Ecco.